Se si vuole descrivere un luogo, descriverlo completamente, non come un'apparenza momentanea, ma come una porzione di spazio che ha una forma, un senso e un perché, bisogna rappresentarlo attraversato dalla dimensione del tempo. Bisogna rappresentare tutto ciò che in questo spazio si muove, d'un moto rapidissimo o con inesorabile lentezza. Tutti gli elementi che questo spazio contiene o ha contenuto nelle sue relazioni passate, presenti e future. Cioè, la vera descrizione di un paesaggio finisce per contenere la storia di quel paesaggio, dell'insieme dei fatti che hanno lentamente contribuito a determinare la forma con cui esso si presenta ai nostri occhi, l'equilibrio che si manifesta in ogni suo momento, tra le forze che lo tengono insieme e le forze che tendono a disgregarlo. Italo Calvino, Savona, Storia e Natura. Testo contenuto all'interno della pubblicazione Ferro Rosso Terra Verde, edito per conto dello stabilimento Italsider di Savona nel 1974.